Vediamo come ordinare un certificato SSL Actalis dal pannello di gestione. Una volta acceduto al pannello dal menu Acquista, selezioneremo Certificati SSL. Anzitutto potremo scegliere la tipologia di certificato più adatta alle vostre esigenze. DV, che valida solo il dominio, OV, che valida il dominio e l'organizzazione, EV, che valida il dominio, l'organizzazione e verifica anche il firmatario. Oltre al tipo di validazione, potremo scegliere anche cosa coprire con l'acquisto del singolo certificato. Di base viene coperto il dominio principale ed il relativo www. In caso di wildcard, sarà coperto il dominio principale ed illimitati sottodomini, ed in caso di SAN, saranno coperti fino a 5 domini della stessa organizzazione. Se il dominio è già registrato presso Aruba Business, allora sarà possibile sceglierlo dal menu a tendina. Se invece è attivo esternamente o si desidera certificare un nome a dominio non presente in elenco, dovremo spuntare Dominio esterno per inserirlo manualmente. Infine, dovremo scegliere la tipologia di server ospitante il dominio da certificare. Nel caso di server Linux o Windows gestiti da Aruba Business, la procedura di generazione CSR ed installazione su server del certificato sarà eseguita dal nostro reparto tecnico. Rimarrà a carico del cliente la sola validazione. Se il dominio si dovesse trovare su un server non gestito da Aruba Business, per completare l'ordine sarà necessario allegare nell'apposito campo il CSR, che potrete generare dal vostro web server, o in alternativa usare i tool messi a disposizione da Actalis. Qui potremo cliccare su Genera una CSR e, compilando tutte le informazioni richieste, potremo generarlo. Otterremo un file zip contenente appunto il CSR, che sarà da allegare all'ordine, e la relativa chiave privata. È fondamentale conservarla per procedere successivamente con l'installazione del certificato SSL sul vostro server. Non appena compilati tutti i campi visti in precedenza, potremo completare l'ordine cliccando su Procedi e confermare il riepilogo del nostro acquisto. Nella nuova schermata selezioniamo il metodo di validazione desiderato, a scelta tra email o DNS. Nel primo caso sarà necessario scegliere una casella tra quelle a disposizione nel menu a tendina. In alternativa, si potrà completare la validazione con l'inserimento di un record TXT nella zona DNS del dominio. Rimarranno dunque da compilare tutti i dati relativi all'organizzazione ed il riferimento amministrativo e tecnico, per poi concludere la procedura di acquisto cliccando su Procedi.